Sì. Grazie Presidente, per suo tramite chiedo alla collega Bartolozzi la possibilità di sottoscrivere questa proposta emendativa, perché vede Presidente, anche se evidentemente non è esattamente il mio raggio, il mio campo d'azione, questo voglio dire della giustizia, diciamo che però anche i colleghi della Commissione Lavoro hanno trattato il tema pensionistico e mi pare paradossale che oggi ad esempio una fetta di maggioranza importante, la maggioranza relativa di questa maggioranza che è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, non vada a votare a favore nei confronti di una decapitazione di un privilegio odioso. E io penso, parlandone qui con i colleghi del Mastro, con i colleghi, con la collega Varchi, che addirittura dei 50 magistrati che prima il collega Ferri ha citato, probabilmente anche loro sono d'accordo, voglio dire, nel cancellare questo odioso privilegio che oggi buona parte del governo invece continua a portare avanti. Le leggi ad personam sulle quali il Movimento 5 Stelle si è battuto le state facendo voi oggi qui alla Camera dei Deputati. Perché vede Presidente e Sottosegretario, se posso, oggi in Italia abbiamo delle posizioni in termini di previdenza, in termini di, voglio dire, trattamenti pensionistici, che parlano di persone che dopo 42 anni di lavoro e di contributi non possono andare in pensione, che parlano di professionisti che devono pagare due casse, e qui si fa esattamente il contrario. Non è, Presidente e colleghi, una questione, voglio dire, in punta di diritto questa. Questa è una questione di giustizia sociale che riguarda ed abbraccia, anche fosse un solo magistrato, una questione che deve andare ad abbracciare tutto quello che sino ad oggi non è stato fatto nei confronti della maggior parte dei nostri concittadini. Deputato Topo, la mascherina, Topo, per favore. Topo. Cos'è questa? Topo! Quindi Presidente, ringraziandola per il tempo, io sottoscrivo questa proposta emendativa e chiedo quantomeno al sottosegretario oggi qui presente, quantomeno di accantonare, mi permetto di farlo io al posto della collega Bartolozzi, quantomeno di accantonare una delle proposte che così di prima lettura per quanto mi riguarda potrebbe sembrare, anzi sicuramente è, una tra le più ragionevoli. Qui non si cambia nulla in termini di numeri piuttosto che di, voglio dire, tecniche in termini di magistratura o di CSM. Qui si cambia effettivamente quello che è un diritto, anzi in questo caso, permettetemi, un privilegio nei confronti di alcuni contro evidentemente altri. Quindi io chiedo, se ha la cortesia di ascoltarci, al sottosegretario un accantonamento rispetto alla proposta, a lui e ovviamente al Presidente della Commissione Giustizia, che guarda caso, se non erro, fa parte di un movimento che sino a qualche tempo fa era contro a questi odiosi privilegi. Oggi evidentemente hanno cambiato idea, non è più così. Chissà a questo punto che cosa c'è sotto. Grazie. Bravo.